trazioni monobraccio, le OAP. Da dove si inizia? Ovviamente prima di intraprendere un percorso verso questo esercizio di forza estrema bisogna avere e possedere dei requisiti base. Indicativamente dovresti essere in grado di poter eseguire 15-20 trazioni prone pulite e anche 20-25 trazioni supine. Inoltre essere forti nelle trazioni zavorrate è importante. Indicativamente prima di iniziare ad allenare le OAP dovresti essere in grado di eseguire dalle 3 alle 5 ripetizioni di trazioni prone con la metà del tuo peso come zavorra extra. E allora a quel punto indicativamente si può dire che abbiamo i requisiti base per iniziare ad allenare le OAP. Questo in linea generale, non c'è mai una regola precisa. Il punto di partenza per iniziare ad allenare le OAP in maniera specifica sono le tenute isometriche alla sbarra, assicurandoti di tenerle bene chiuse, bene strette. In questo modo, da qua tengo bene chiuso e poi dall'altra parte. Devi riuscire a fare questo per 10-15 secondi per lato, allora lì sì che sei pronto per iniziare un percorso verso le OAP. Bisogna partire da questo. Se non riesci a tenerle bene chiuse al petto per 10-15 secondi, vuol dire che ancora devi andare a lavorare sui requisiti di base, quindi tirare ancora un po' su le zavorre nelle trazioni classiche, ma aumentare anche il numero di ripetizioni alla sbarra. Una volta che si arriva a tenere agevolmente per 4-5 set per lato le tenute isometriche per 10-15 secondi, allora a quel punto si può aggiungere la fase negativa. Nella fase negativa si tiene qualche secondo e poi subito dall'altro lato qualche secondo e poi anche qua. Anche in quest'ultimo pezzo, sotto i 90 gradi devi assicurarti di svolgere la negativa controllando bene il movimento e non lasciandolo andare in maniera improvvisa. Quando iniziamo a fare l'isometrica più la negativa, teniamo per i primi 4-5 secondi e poi eseguiamo una negativa che dura altrettante 4-5-6 secondi. A quel punto, una volta che si arriva ad eseguire quei 5-6 set di tenuta isometrica più negativa, possiamo andare a svolgere le negative per ripetizioni. Tengo e faccio la negativa, poi senza staccarmi torno su. Di questa versione dovresti riuscire ad arrivare nel tempo a svolgere quei 5-6 set per 5-6 negative per lato, e così veramente si tirano su tanto i livelli per poi prepararsi all'OAP finale. In parallelo poi a tutte queste propedeutiche specifiche per l'OAP, ti consiglio di portare avanti come esercizi complementari le classiche trazioni prone e supine zavorrate. In un prossimo video ti faccio poi vedere un sistema per allenare la fase concentrica, la fase positiva in maniera specifica, utilizzando un sistema che assomiglia un po' ad una carrucola, ma che è molto molto interessante. Ma tutte queste cose te le spiego in un prossimo video. Adesso vai a mettere in pratica quanto ti ho detto. Ci vediamo, ciao ciao!